per caricare e scaricare i piatti di refrigeratore e di trasformazione, che dà da lavorare a circa 500 persone, che vogliono dire molte famiglie, e viene distribuita in Italia, in Germania, in Svezia, è stata anche candidata al premio Nobel per la pace, ma questo, come dire, non è che voglia dire che per questo sono buone le marmellate. Poi dopo che dicono che siano veramente molto buone anche i succhi. Bene, vuoi aggiungi pure? Sì. Volevo solo proprio un paio di frasi, ma per ricordare che questo lavoro che abbiamo fatto, ringrazio anche le belle parole di Luigi, veramente, come diceva Gianni, sono, come dire, due opere complementari, perché con Luigi anche si sogna, si vedono delle situazioni che solo nel suo scritto si possono rivivere, perché ci sono le foto e la mostra è stupenda, lo ringrazio, ma veramente c'è un vissuto, no, sul terreno incredibile. Sul terreno è un po' un calco dal bosniaco, cioè sul campo. E invece il nostro libro, fatto cercando di avere pareri differenti, e vedo che è stato colto questo da appunto sia Gianni che Luigi hanno detto, anche dei nomi importanti, ma potrebbe essere Anthony Lake, che era il consigliere personale per la sicurezza di Clinton, che dice delle cose incredibili sulla diplomazia nel libro, però adesso non c'è magari il tempo di leggere una frase o l'altra, ma dove voglio arrivare? Sono 20 interventi, mi piace in chiusura ricordare tre grandi padri che per vari motivi sono un momento cruciale della loro vita. Uno è Silvio Ferrari, che è un grandissimo traduttore di tutto ciò che viene dai Balcani, serbo-croato, bosniaco che sia, che in questo libro per la prima volta fa ammenda, dice: non ci volevamo credere che finiva un mondo, ovviamente intellettuale con un certo posizionamento, non riusciva a credere che finiva quella che era la Jugoslavia di Tito, ma anche quella che era un ambito straordinario per la produzione artistica, la produzione anche poetica che hanno queste terre, perché la poesia è veramente straordinaria che avviene da queste terre. Quindi arrivo a un altro grande che abbiamo nel libro, che è Abdullah Sidrani, detto Abdo, grande poeta che ho avuto l'occasione di presentare qua a Milano, a volte anche in compagnia di Luigi, abbiamo fatto delle serate incredibili, che adesso non sta benissimo, e ci ha regalato una poesia bella da pelle d'oca, Le madri di Srebrenica. Di là che uno compra un libro, apre il mio libro e se la lega prima di andare via di qua. E finisco ricordando quello che è, anche se non c'è più da poco, il cuore di Sarajevo, cioè Jovan Divjak, che qua ancora una volta parla della sua città e combatte. Non c'è più, ma tante volte è stato nostro amico, è stato presente, vorrei chiudere ricordandolo, perché in questa città è venuto tante volte a portare la sua testimonianza di amore per Sarajevo e di difesa per quella città. Grazie Silvio, era doveroso quest'ultimo intervento per così rendere ancora più importante la descrizione del libro. Ringrazio gli intervenuti e visto che il tempo è tiranno e dobbiamo smantellare rapidamente, salutiamo tutti e a presto, seguite sui social il dottor. Grazie. Grazie a tutti.